L'anno scorso, da questi stessi microfoni, nel precedente congresso, avevo detto che noi siamo contro Roma perché Roma non ci ha impedito di votare per entrare nell'euro. Roma non difende le nostre imprese. Oggi, a differenza di un anno, siamo passati con la disoccupazione dal 10,7 al 12,7, 2 punti di differenza. Nessuno difende le nostre imprese italiane, nessuno difende le imprese, i nostri lavoratori. Letta che cosa fa? Va a Bruxelles, riceve una letterina e cosa c'è scritto su questa letterina? Che deve vendere le nostre aziende, perché così gli hanno detto di fare. Questo non è un governo che va bene per noi, è un governo che deve andare a casa, è ora di finirla con queste menate, con queste manfrine. Noi il tunnel, noi attraverso il tunnel non vediamo la luce, i nostri operai vivono male, i nostri genitori vivono male perché le loro pensioni non vengono rivalutate. Inoltre Letta aveva detto che avrebbero dovuto avere gli aumenti di pensione tutti quelli che avevano almeno 3.000 euro di reddito lordo. Dove sono finiti questi aumenti? Sono finiti in un ministero che vuole dare una card a tutti gli emigrati che ci sono in Italia, neanche agli italiani che non hanno lavoro, ma solo agli emigrati. Questo è veramente un governo che non pensa agli italiani, ma pensa solamente a far venire gente qui e gente che vuole essere, diciamo, trattata come se fossero italiani, e però come conseguenza gli italiani devono andare a raccattare le immondizie nei mercati per mangiare, mentre loro dovrebbero avere tutto. Questo a noi non ci sta bene come Lega. Noi vogliamo che prima si pensi agli italiani e dopo pensiamo anche agli altri. Ritornando alla questione federalismo, noi il federalismo in questo periodo non l'abbiamo visto. Perfetto. Perché federalismo è sussidiarietà, invece cosa ci hanno dato? Ci hanno dato solidarietà, così i soldi vanno a Roma e Roma decide di fare quello che vuole. Non va bene per noi e allora usciamo da tutto questo, diciamo basta, i forconi forse non bastano, noi dobbiamo insistere e dire finalmente basta Roma, basta Bruxelles, vogliamo essere italiani, vogliamo difendere il nostro territorio. 10 secondi. Un'ultima cosa, il prossimo segretario, per favore, faccia una cosa sacrosanta, faccia in modo tale che le banche d'affari vengano separate dalle banche di credito commerciali, perché finché ci sarà una connessione tra banche d'affari e banche commerciali, le nostre imprese non avranno mai il denaro per poter lavorare e i mutui non ci saranno. Questa è la rovina del paese, basta con questi banchieri, basta con questi burocrati, basta con queste lobby, basta questa Europa, non la vogliamo più. Federalismo e autonomia, uniamoci con tutti gli altri popoli autonomi dell'Europa. Viva la Lega, viva la libertà, viva il federalismo, viva l'autonomia!